Stefano Filologo, il papà di Paolo, nasce il 6 marzo 1901, proprio quando viene scattata questa foto davanti a quella che sarà la sua libreria. Stefano Filologo aprì l'attività negli anni 30, inizialmente sotto forma di cartoleria ed edicola. Nel 1968 funzionò anche come libreria. Alla fine degli anni 50 era molto gettonata da noi che venivamo dai piccoli paesini vicini. Ricordo che nella cartoleria Filogramo compravo, oltre agli album da disegno, anche tanti altri attrezzi, pali, penne, matite, compassi, eccetera. Paolo giocava a calcio nella Virtus, ma praticava anche l'atletica leggera e la specialità del lancio del disco. Questo episodio lo racconta Santino Somedini, che si intendeva grande marciatore. Mentre ci trovavamo al campo sportivo Grotta Polifemo, io lanciai a Paolo una sfida sulla marcia, 3 giri di campo per complessivi 1000 metri. Via, Paolo si mise in testa, marciando rigorosamente accanto alla linea di gesso che segnava il campo. Lo lasciai libero di tirare. Non avevo tenuto conto la sua altezza e le sue lunghe leve, che mi impedivano non solo di superarlo, ma addirittura di affiancarlo. Persi la sfida. Libreria di Paolo, sita in via Polidoro Carozza, da sempre è stata ritenuta un simbolo, un punto fermo per migliaia di milazzesi, anche quelli che negli anni si sono dovuti trasferire per motivi di lavoro e che ritornano in estate. Difficilmente non passavano anche per un semplice saluto, sempre pronto a dare consigli e proporre novità. Fu lui a scoprire Andrea Camilleri, quando era un autore sconosciuto. Era una delle librerie d'Italia che vendeva più copie, al punto che papà del commissario Montalbano gli scrisse per ringraziarlo. Caro Paolo Filogramo, ho saputo della grande stima nei miei confronti, nata già prima del mio successo, con i miei primi libri, e della scommessa fatta coraggiosamente su di me e sul riconoscimento che tali libri avrebbero dovuto ricevere. Cosa posso dirle? Mi sono commosso. Chissà se allora, più regista che scrittore, in cerca della mia maniera di raccontare storie, io stesso avrei potuto credere alla sua preveggenza. Ne dubito, anche se chiunque scriva non può che ripormi la speranza di essere letti, capiti e apprezzati. E per questo che le sono grato da profondo. La busta della lettera venne custodita da Paolo come una reliquia. Confidava Paolo agli amici, conservo gelosamente la prima stampa ad un filo di fumo, quella pubblicata da Garzanti. Scrivo quelle che mi sembrano le migliori, quelle che hanno un minimo di originalità. Ecco, e così nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo ne ho raccolte tante da poter fare questo libro qui, che si intitola Segnali di fumo, appunto perché sono come le nuvolette dei segnali di fumo degli indiani. Brevi, piccole nuvolette, ma significano qualcosa. In 7 anni Paolo Filogramo vendette più di 10.000 copie di libri di Camilleri. Da un filo di fumo, al Birreo di Preston, alla forma dell'acqua, al ladro di merendine, sino all'ultimo, Riccardino. 1° aprile, a distanza di un anno dalla morte, avvenuta a 73 anni, gli amici lo hanno ricordato così. Le foto documentano una grande partecipazione, segno di grande affetto, e i vari oratori che si sono succeduti nel ricordarlo.